Auto Francia promuove l'operazione 4 ruote per 4 zampe. L'autorizzato Fiat Auto Francia di Torino contribuisce alla produzione televisiva di video adozione 4 zampe in TV, la trasmissione che da 9 anni presenta i cani in adozione dai canili del Piemonte. Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia. Agosto in canile, perché no? Benvenuti ad Amici da Adottare Onlus. Camelia, ciao, bentornata. Bentornati anche voi, buongiorno, salutiamo tutti quanti. Perché agosto in canile? Perché comunque troverete degli amici assolutamente fedeli che vi faranno fare delle bellissime passeggiate. Mi rivolgo a tutti coloro che in questi giorni sono a casa, nei loro appartamenti, in questa grande città, al caldo o meno. In canile troverebbero Alain, la nostra copertina, salvato dalle Perreras, senza un orecchio, simpatico comunque, sembra un cucciolone. Sì, allora lui è stato salvato dalla Perrera spagnola a 7 anni, le manca un orecchio, come ha detto Francesco prima, che non sappiamo, è tagliato, comunque sicuramente una bella vita non l'ha avuta prima, ma è un cane, in questo momento un po' di meno, che ubbidisce tanto, ascolta i comandi, molto affettuoso, molto docile e anche molto molto pulito, non ha mai fatto una pipì nel box. Per forza dobbiamo fare le uscite per lui, perché si trattiene veramente. È un cane che si presenta molto molto bene, un carattere meraviglioso e compatibile con tutti quanti. Dopo il primo mese o le prime settimane in casa vostra sarà bellissimo, sicuramente docciato, sciamponato, pettinato e anche ingrassato ovviamente. Sì. Pensateci. Nella scorsa puntata 3 cani hanno trovato casa, quali? Allora, Yuma, la lupa ceoslovacca, il nostro Romeo pitbullino pipistrello e anche la Weimaran, la nostra Wanda, la vivace Wanda. Bene, qualcosetta, qualche obiettivo l'abbiamo raggiunto, pensateci, partiamo con la rassegna. E diamo il benvenuto a Margherita e a Cinzia, alle volontarie che oggi seguono i nostri amici e ci presentano due piccoli provenienti dalla Spagna. Due piccole taglie, Raschito, il maschietto bianco che è tra le mani di Margherita, castrato giustamente con il passaporto, abbiamo fatto i test filari, Erlichia, Leishmania, tutto negativo, un carattere dominante con la femminuccia che povera subisce, comunque alla fine è un cagnolino molto buono. Invece la piccoletta si chiama Paquita, entrambi hanno intorno a 2 anni. Lei, la femminuccia, è molto molto buona, molto tranquilla, sono alla fine cani che sono compatibili con tutti e sono adatti a tutte le famiglie, anche ai bimbi, perché ne abbiamo un volontario che arriva con la sua bimba di 10 anni e loro li cercano, si presentano molto bene. Giovane modella Margherita sul green carpet con un giovane Mike, perché qui scarpe da ginnastica, voglia di vivere, è fantastico. Cammina a guinzaglio, l'ho tenuto prima, spaziale. Ok, allora lui è il nostro Mike, ci sono le rinunce di proprietà anche al nord, non solo al sud, non salviamo solo i cani dalla Spagna, salviamo tutti i bisognosi, proviamo con il vostro aiuto giustamente. Mike è un carattere meraviglioso, è un border collie, sicuramente non puro, ma un cane che sta tutto il giorno appiccicato alla gratta del cancello, anche se un maschio, va d'accordo anche con i maschi, non gioca tanto, cerca l'umano,
E noi vi chiediamo di venire a conoscerlo e portarlo anche a casa. Se ci sono dei cani presenti in famiglia va meglio anche per lui. Iago conosce solamente il box perché è nato, cresciuto in box. Chissà quando troverà una famiglia. Ma speriamo tanto anche per lui, povera Stella. Lui è arrivato dalla Sicilia a 5 anni e la nostra volontaria Cinzia l'aveva messo in salvo, ma si è tra l'elenco dei cani invisibili. Tutti passano, nessuno lo guarda. Noi vi chiediamo veramente aiuto e anche non girate la testa quando passate davanti ai cani, in particolar modo un po' timidi, ma in questo nostro caso no. E anche il colore nero non attira tanto, non sappiamo per quale motivo. Date una possibilità al nostro Iago, perché il tempo passa. 5 anni per un cagnolino sono veramente tanti in box. Olga è una palermitana giovanissima. Sì, Olga arriva da Palermo, ha un anno e qualche mese, è un cane molto affettuoso con l'umano, ma è bella tosta con gli altri cani. Lei vive insieme al nostro Iago, che l'abbiamo presentato prima, è sterilizzata, come dicevo prima, molto affettuosa. Le piacciono tante le passeggiate, basta che tu arrivi con il guinzaglio e lei ti bacia dalla testa ai piedi. È una canietta sterilizzata, vaccinata, sana, molto molto bella. Venite a conoscerla e a portarla a casa. E concludiamo la nostra rassegna con due diavoletti, direi, 5-6 mesi, Sky e Zorro. Allora, Smart, quello chiaro, 5 mesi, Zorro, molto molto buono, 7 mesi. Loro sono arrivati proprio piccini. Zorro, siccome si nota, assomiglia tanto a un bovaro e la gente pensava che arrivasse a pesare tanto, lo scarta subito. Lui è cresciuto nel box e questo ci piange il cuore quando gli arrivano come patufoli e la gente, sì, i cuccioli ormai vanno via, ma non è sempre così. Lui è la nostra mascotte, il nostro Zorro. Se tutti i cuccioli fanno casini, lui è lì che ti chiede: io posso partecipare? Bravo, bravo, bravo. È un amore di cagnolino. Invece Smart, come il suo nome, è molto intelligente, ti studia. È un cane molto posato, anche se è un cucciolo. Cammina molto bene con la pectorina. E loro aspettano voi, chiamate per favore, perché loro crescono in box e non è giusto. Chiamateci per loro, non abbiamo solo loro come cuccioli, ne abbiamo altri tanti. Confidiamo tanto in voi, venite a trovarli. Bene, oggi vi abbiamo presentato alcune storie di 70 storie che potete vedere alle nostre spalle nei box. Dunque, il cane che pensate di adottare, se non tra quelli presentati, Camellia ve lo proporrà, ci sarà sicuramente. Pensate al vostro stile di vita, alla vostra famiglia e che cosa manca? Magari un'adozione di un cucciolo. No. Sì, noi vi aspettiamo, ci siamo sempre. Disponibili quando voi avete la voglia di venire a conoscerli, ci mettiamo d'accordo, troverete me, le mie colleghe, tutti siamo alla vostra disposizione. Vi chiedo veramente con il cuore in mano, venite a trovare i nostri piccoletti. Grazie a Cinzia, grazie a Margherita. Camellia, alla prossima. Grazie. Grazie ancora per l'opportunità, grazie tante. Grazie a tutti voi per l'attenzione, buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici. Thank you.
Ed ora un grazie di cuore ai sostenitori nazionali del nostro programma. Codecrai Ovest, Deutsche Bank Easy nelle sedi di Milano, Torino, Cuneo, Autostandard, concessionaria DR e Evo di Torino, AIAV, Associazione Italiana Agenti di Viaggio, la Gioielleria Ciaudano di Chieri e Monte Carlo, l'Automobile Club Torino che ci pubblica su acitorino.it. Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia.